cosa che tuttora mi fa più piacere quando magari mi fanno i complimenti le persone in giro non è quella di dire brava, ce l'hai fatta, no, quando mi dicono mi ha emozionato. Comunque sono riuscita con la mia storia, con l'esercizio, la coreografia, la musica, a creare un qualcosa in più che va oltre all'esercizio fatto bene e basta, e la medaglia. Nel corpo libero mette tutta se stessa. Speranze, delusioni. Vanessa Ferrari è l'unica ginnasta italiana ad aver partecipato a 4 Olimpiadi di fila, ma solo a Tokyo, sul podio. La sera prima della gara ho avuto un po' una crisi, sono scoppiata a piangere così, un po' dalla tensione, un po' perché volevo che per forza andasse bene e avevo paura magari di commettere qualche errore. Poi un pochettino di pressione addosso me la sentivo perché chiaramente questa medaglia io la volevo. Tutti ci speravano dopo comunque le ultime due edizioni che l'ho vista, me la sono vista scivolare via per pochissimo. Vanessa Ferrari! Quarta per un soffio a Rio nel 2016, Vanessa è riuscita nell'impresa. Sono passati 3 mesi da quando ha conquistato l'argento nel corpo libero, la prima medaglia olimpica individuale della sua disciplina. Per di più anche avevo molto male i tendini. Oh, mamma mia, Il coefficiente di difficoltà aumenta con l'età. La ginnasta bresciana sta per compiere 31 anni, da 20 gareggia. Un'attività logorante, piena di cadute e infortuni. Dopo l'Olimpiade di Rio mi sono rotta il tendine, ritornare è stato molto difficile, non pensavo neanche di riuscire. Vanessa si è sottoposta a 5 interventi chirurgici ai piedi. Dopo il più serio è stata ferma per 500 giorni. Qualunque altra si sarebbe ritirata. Se riuscissi a sistemare i tendini e decidessi di provare ancora ad andare avanti, cioè voglio essere felice di farlo e vivermelo con serenità. Anche durante la pandemia ha trovato la concentrazione per allenarsi. Mi sono allenata tantissimo in garage. Quindi cioè, uscivo fuori un po' a correre, 3 ore e mezza tutte le mattine me le facevo. Sono tornata in palestra che ero più in forma di quando ho lasciato. Prima della partenza per il Giappone a marzo è rimasta a letto con la febbre alta per 10 giorni a causa del Covid, ma niente l'avrebbe fermata. Mi sto tenendo un po' in forma, sto cercando di godermi questa medaglia, sarebbe stupido adesso iniziare a caricare se io volessi provare a andare alla prossima Olimpiade. Tutte le volte che ho gareggiato, soprattutto quando ero piccola che vincevo, non sono mai riuscita a godermi le medaglie, un po' perché ero piccola, un po' perché fatta la gara dovevi pensare subito a quello che c'era da fare dopo. Qui la vediamo adolescente dopo essere diventata campionessa mondiale nel 2006 e con la testa era già ai successivi europei. Alla ragazzina instancabile mancava solo il podio olimpico e adesso lo assapora come mai successo prima. Io ora ho fatto una carriera dove ormai ho vinto tutto e mi sento veramente appagata da tutto quello che ho fatto. Tutti sperano che possa partecipare anche ai giochi di Parigi nel 2024. Vanessa fa i conti col suo fisico e continua a sognare. Dopo che mi sono rotta, dopo l'Olimpiade di Rio, dopo l'Olimpiade di Londra, sembrava basta, poi tanti pensavano che io non sarei più riuscita a fare niente e invece sono sempre riuscita a dimostrare che lavorando in silenzio poi io ce l'ho sempre fatta a tornare e pian piano sempre più forte anche. Tre ragazzi.